Somewhere north of Florida, a little west of Georgia. At my best, you're not impressed, 'cause I'm a loser. Ragazzi, buongiorno, come state? Qui Giulio di Muscoli a Vita. Sono le 6 del mattino e io sto per andare in palestra. Oggi inizio il vlog presto perché ho voglia veramente di mostrarvi quasi tutto quello che faccio, quello che mangio, l'allenamento che faccio, tranne il pranzo che purtroppo sarò al lavoro. Però comunque stamattina l'allenamento, oggi è la mia giornata lower power, ovvero la giornata in cui veramente provo ad aumentare la forza nella parte inferiore del corpo. Come lifter naturale è molto importante includere una giornata di ipertrofia e una giornata di forza. Oggi è la mia giornata di forza, ovvero il carico è parecchio pesante e i tempi di recupero sono lunghi, e tutto questo, le ripetizioni sono dalle 3 alle 5 ripetizioni per ogni serie, e questo mi permette di aumentare la forza piano piano anche se sono a dieta, perché veramente se fai un numero di ripetizioni solamente nell'intervallo di ipertrofia dalle 8 alle 12 ripetizioni sarà veramente dura per te aumentare il carico ed è difficile aumentare di forza. Invece nelle ripetizioni più basse, le ripetizioni per i powerlifter dalle 3 alle 5 ripetizioni, è più facile aumentare il carico di volta in volta, ed è quello, non finirò mai di ripeterlo, ed è quello veramente che stimola la crescita muscolare nei lifter naturali, è il sovraccarico progressivo, ovvero aumentare il peso che sollevi di volta in volta. Io oggi quindi faccio questo lower power day. Mi sa che non ve l'ho ancora fatto vedere, quindi magari filmerò qualche esercizio così che potete prendere spunto anche voi se volete provarlo. Noi ci vediamo in palestra. Hold you, call me when it's over. I realize I'm just frozen as a rush. I'm sick and tired of living in LA. Ragazzi, finita la canzone, io inizio un commentary. Come avete visto, ho iniziato con gli squat, ovviamente 3 serie con un carico molto pesante in cui faccio 5 ripetizioni. Poi sono passato a fare il deadlift, anche lì 3 serie, questa volta da 4 ripetizioni con un carico molto pesante. Mi sembra qui stavo facendo 120 kg. E come vedete sto usando dei lifting straps, questo mi permette di eliminare completamente l'avambraccio, che in realtà è la parte debole del mio corpo. Più tardi sono passato a fare i walking lunges, come vedete fare qui. Anche qui solamente 2 serie, mi sembra da 8 ripetizioni, con 2 minuti di recupero a serie. Questo, se fate un passo più lungo, andate a colpire la parte posteriore della gamba, invece se fate un passo più corto, più breve, andate a colpire direttamente il quadricipite. Quindi di solito molti di noi vogliono sviluppare un quadricipite più grande. Vi consiglio veramente di incorporare questo movimento come un movimento di isolamento e di fare un passo abbastanza breve. Come vedete qui, infatti, non allungo la gamba, ma la tengo abbastanza breve. Mi sa, dopo i walking lunges, sono passato direttamente a fare i polpacci alla macchina. I polpacci utilizzo una tecnica che si chiama rest pose, stile rest pose, rest pose training style, che praticamente consiste nel fare un set da 15 ripetizioni, fare una pausa di 10 secondi e poi completare altri 4 mini set da 8 ripetizioni ciascuno.
Questo è veramente, come vedete qua, ora pauso per 10 secondi e poi riprendo subito col secondo set. E così facendo, questa è una tecnica che potete utilizzare per aumentare il volume e minimizzare il tempo. Quindi se non avete tanto tempo in palestra, soprattutto sui muscoli più piccoli, tipo appunto i polpacci, i deltoidi laterali, mi diverto e mi piace utilizzare questa tecnica, Rest Pause Style. Ed è veramente pazzesca, vi consiglio di provarlo a tutti, quindi consiste in un set principale da 15 ripetizioni, poi una pausa di 10 secondi e altri 4 mini set da 8 ripetizioni con 10 secondi di pausa tra ogni set. E ragazzi, io ho appena finito l'allenamento, devo dire che è andato molto molto bene. Comunque io ora vado al lavoro e mi mangio questa barretta, 20 grammi di proteine. Noi ci vediamo quando finisco il lavoro, quindi fra più o meno 10 ore. Ciao ragazzi, allora sono appena tornato a casa, sono veramente stanco e scusate se filmo sempre in queste posizioni un po' particolari, ma mi metto davanti alla finestra che se no col telefono soprattutto non c'è luce. Mi hanno detto che la telecamera magari mi arriva addirittura fra 4-5 settimane, che l'hanno mandato direttamente alla Sony. Se fosse il caso devo decisamente prendere un'altra perché la qualità voglio che aumenti, non che diminuisca su questo canale. Comunque, vi faccio vedere un attimino dopo l'allenamento, come avete visto, mi sono mangiato quella barretta proteica, poi una volta arrivato al lavoro ho deciso di mangiare alla canteen, mi sono preso un porridge inglese, ovvero fiocchi di avena cotti nel latte. Non sono sicuro se il latte era intero o parzialmente scremato, non gliel'ho chiesto, però diciamo, dato che sto a dieta, lo conto come se fosse latte intero. Se stavo invece in una fase di presa di massa, l'avrei considerato come se fosse invece latte parzialmente scremato, perché ovviamente a dieta vuoi overestimate e invece in un bulk vuoi underestimate. Quindi mi sono fatto i fiocchi di avena e ci ho anche aggiunto un cucchiaio di sciroppo d'acero. Sì, lo sciroppo d'acero effettivamente sono praticamente solamente zuccheri, ma ragazzi, gli zuccheri sono i carboidrati, i zuccheri in sé non vi fanno ingrassare. Gli zuccheri sono carboidrati e quindi li potete contare come se fosse qualsiasi altro tipo di carboidrato, quindi basta che rientri nei vostri macronutrienti della giornata e potete mangiare quanti zuccheri volete. Adesso, questo in teoria, adesso non andate a mangiarvi solamente zuccheri. Però intorno all'allenamento va benissimo consumare zuccheri che sono carboidrati semplici, vengono assorbiti molto in fretta e praticamente vanno subito mandati nei muscoli o comunque vi aiutano con l'allenamento, quindi non vi preoccupate, mangiate tranquillamente. Poi a pranzo invece ho mangiato un panino con del tacchino e del formaggio. Ancora una volta il formaggio, anche se ha tanti grassi, è abbastanza denso di calorie, però mi permette veramente di godermi un po' di più la dieta, un po' più soddisfacente, e anche aiuta, i grassi aiutano molto con la sazietà. Per questo motivo provo comunque a mantenere sempre almeno una fonte, anche se piccola, una fonte di grassi in tutti i miei pasti. Poi mi sono mangiato 150 grammi di frutta mista e anche mi sono bevuto una Coca-Cola Light che non fa male in moderazione, quindi bevete tranquillamente in moderazione, anche perché le bollicine, quindi tipo qualsiasi bevanda gassata, aiuta con la sazietà perché praticamente vi gonfia la pancia, vi fa sentire che avete mangiato più di quanto non avete in realtà mangiato. Quindi consiglio sempre a dieta di bere acqua gassata se vi piace invece di acqua liscia, e magari una Coca-Cola Zero al giorno o comunque una ogni 2 giorni, che non dovrebbe fare troppo male. In questo momento sono appena tornato a casa, non so ancora cosa mi farò per cena, devo ancora colpire i numeri di proteine e carboidrati, quindi o un panino solito con del tonno, o la pasta col tonno, o magari uno yogurt con gli Smarties, non sono ancora sicuro, aspetto più tardi per decidere quando mi viene fame, che adesso sto, in realtà sto a posto. Però oggi volevo parlare di un'altra cosa importante, come avete visto l'allenamento stamattina, e volevo parlare di come mantenere la massa muscolare magra quando state in un periodo di dieta, perché infatti, effettivamente è molto facile perdere la massa muscolare magra che avete messo magari in un periodo di presa di massa. È facile e c'è tanta gente che perde poi tutto una volta che passa alla dieta. Per quale motivo? Perché molte persone pensano che per bruciare più calorie, bruciare più grassi, si debba iniziare a fare degli allenamenti tipo circuito, ovvero diminuire tantissimo i periodi di recupero e veramente fare un esercizio dopo l'altro per mantenere alto il battito cardiaco, per bruciare più grassi. Allora, se volete bruciare grassi, fate cardio. Quando alzate i pesi in palestra, per mantenere la massa muscolare, bisogna veramente che vi concentrate solamente su 2 cose. La prima è dovete mantenere la forza, dovete mantenere il carico che state sollevando. Quindi, se all'inizio della dieta stavate sollevando 100 kg sulla panca, voi al termine della dieta, se state ancora sollevando 100 kg sulla panca, vuol dire che non avete perso la massa muscolare magra, o almeno avete veramente persa pochissima. Se riuscite invece addirittura ad aumentare il carico che sollevate, allora può anche essere che avete
Addirittura messo su un po' di massa magra in più, nonostante siete in un deficit calorico. Se questo vi funziona, ragazzi, è spettacolare e ottimo. La seconda cosa è, come ho detto, tanta gente fa il circuito per sudare, per bruciare più calorie, eccetera, eccetera. Invece, ragazzi, io vi consiglio di mantenere comunque i tempi di recupero abbastanza elevati o comunque al normale, tra i 2 e i 3 minuti. Per quale motivo? Perché, anzi, a dieta avete ancora meno energie. Se iniziate pure a tagliare, a dimezzare il recupero che prendete fra le varie serie, rischia veramente che avete poca poca intensità, riuscite a sollevare meno carico per meno ripetizioni e questo è veramente detrimentale. La cosa migliore è mantenere la forza e mantenere elevato il volume. Quindi, in modo da riuscire a fare queste due cose, dovete mantenere comunque invariati o addirittura aumentare un pochino i tempi di recupero. Con questi tempi di recupero più lunghi riuscirete più facilmente a mantenere la forza, a mantenere l'intensità dell'allenamento, a sollevare lo stesso carico e questo vi permetterà di mantenere la massa magra anche quando siete a dieta. Adesso, passando invece ai supplementi. Nessun supplemento, nessun integratore è essenziale. Si chiamano per questo motivo integratori, supplementi, servono a supplementare la dieta, però è vero, esistono due supplementi che sono stati provati, testati scientificamente, che vengono usati spesso da veramente tanti atleti. Farò poi degli study review un po' più completi. E questi sono la creatina e gli aminoacidi. Gli aminoacidi non fanno altro che mantenere elevati i livelli di proteine nel sangue e di aminoacidi nel sangue. E questo vi aiuta se, per esempio, a dieta vi allenate a digiuno la mattina, come faccio io, se prendete gli aminoacidi, io non li sto prendendo, ma potrei iniziare a prendere più in avanti. Comunque, se prendete gli aminoacidi, vi aiuta a mantenere la massa muscolare magra. Invece, il secondo supplemento è la creatina, perché la creatina corrisponde in un aumento dell'energia ATP che viene prodotta dai muscoli e che vi aiuta a fare quell'una o due ripetizioni in più. Non vi stravolgerà completamente il fisico, vi aiuterà a dare veramente un minimo di più in palestra e anche questo potrà aiutarvi a conservare la massa muscolare magra. Quindi, se veramente avete così tanti soldi che volete comprare i supplementi, oltre, non pensate che i supplementi possano disfare una dieta terribile. No, la prima cosa è dieta, seconda cosa allenamento, forza, tempi di recupero lunghi, mantenete volume e carico che sollevate più o meno costante, provate addirittura ad aumentare se volete i muscoli e in più supplementi se supplementate con la creatina e gli aminoacidi, sono gli unici due che sono stati provati a mantenere la massa muscolare magra in un periodo di dieta. Detto questo, mi sa che ho finito qua per il rant, spero vi sia piaciuta, se vi è piaciuto buttateci un like, sono stanco morto oggi ma volevo veramente fare questo video, se vi è piaciuto, se volete altri, alla fine, altri discorsi di questo tipo, dopo che vi faccio vedere più o meno quello che mangio in una giornata, il mio allenamento, se volete che concludo i video con questi discorsi qui un po' lunghi, che veramente riesco ad andare abbastanza in dettaglio, perché ragazzi, io ne so veramente tanta, è da 2 o 3 anni che faccio questa cosa, quindi ne so abbastanza tanto. Se vi piace questo tipo di video, buttateci un like. Se siete nuovi al canale e volete più video come questo, ragazzi, iscrivetevi, aiutatemi a raggiungere più persone che grazie a voi posso crescere il canale. Comunque, lasciatemi un commento se avete qualsiasi domanda. Noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie ancora a tutti, ragazzi.